Amici, siamo arrivati al 19 di dicembre, manca ormai meno di una settimana a Natale. E per questa giornata ho pensato di condividere con voi un ricordo, ma nello stesso tempo un progetto. Credo che questa sia anche una delle azioni, una delle attività forse più belle che si possono fare in questi giorni di Natale: ricordare e progettare. Il ricordo e il progetto si legano ad una meravigliosa opera di Tiziano che si chiama Ala Gozzi, di cui mi accingo a mostrarvi. Ala Gozzi prende il nome dal donatore. Il donatore è un mercante, Alvise o Luigi Gozzi, nonostante il nome e il cognome apparentemente italiani o addirittura veneti. Questo Alvise Gozzi era un mercante di Dubrovnik, di quella che anticamente si chiamava Ragusa, sulla sponda dalmata dell'Adriatico. Questo signor Gozzi commerciava in una pianta particolare che si chiamava guado, si chiama guado, e che serviva per colorare i tessuti. Era un importante mercante di coloranti per tessuti. Ebbene, questo Alvise Gozzi nell'anno 1520 si rivolge al grande Tiziano, grande ma insomma ancora ai primi passi della sua strepitosa carriera, per una pala d'altare da collocare nella sua cappella nella chiesa di San Francesco ad Alto ad Ancona. E oggi questo grande dipinto è la gemma, insomma il grande capolavoro della Pinacoteca Civica di Ancona, con cui insomma sto intrecciando questo rapporto di lavoro che ha coinvolto tutto l'anno 2021 e si prolungherà nel 2022. Eccola qua, la Pala Gozzi, allestita nella sala principale della Pinacoteca di Ancona, in questo salone d'onore di Palazzo Bosdari. Questa è la firma e la data di Tiziano: Aloixius Gozius Ragosinus, fecit fieri, poi scritto bello grosso 1520, Tizianus Cadorinus pinsit. È l'unica volta in tutta la sua lunghissima vita in cui Tiziano si firma come Cadorinus. Questo dipinto è una pala d'altare molto interessante, senza connotazioni architettoniche, ma con un fortissimo legame compositivo che stringe insieme tutti i personaggi, sia i personaggi celesti, vale a dire la Madonna, il Bambino e gli angeli che stanno sopra le nuvole, quindi non su un trono architettonico, ma sopra le nuvole, sia i personaggi che si trovano nella parte bassa del dipinto, vale a dire San Francesco, che è il titolare della chiesa in cui quest'opera anticamente si trovava, il committente Alvise Gozzi inginocchiato di profilo e il vescovo San Biagio che con un gesto imperioso addita la Madonna e il bambino. San Biagio è il personaggio più dinamico di tutta la scena ed è il santo protettore di Dubrovnik. Nello sfondo Tiziano ha inserito una veduta della città di Venezia e in questo modo le tre principali città dell'Adriatico, cioè Dubrovnik, Ancona e Venezia, sono legate in un unico dipinto. Ecco di nuovo la pala all'interno della Pinacoteca di Ancona. Durante una fase delle riprese che sono state fatte l'anno scorso, molto molto approfondite, molto particolareggiate per ottenere una riproduzione ad altissima definizione di questo dipinto, il quale dipinto è visibile anche sul retro, è una tavola, e sul retro compaiono alcuni schizzi, alcuni disegni, tra cui questo bellissimo disegno per la testa di Gesù Bambino, opera con tutta probabilità dello stesso Tiziano. Da un lato questo dipinto
appartiene alla mia esperienza di lavoro attuale, ma anche della progettualità per l'anno venturo. Cambieremo l'allestimento di questa sala, cambieremo l'illuminazione, cercheremo di dare alla Pinacoteca di Ancona un rango, un ruolo, una dignità e un'importanza ancora maggiore. Ma dall'altra parte questo è anche un ricordo, perché 4 anni fa, in occasione del Natale del 2017, questo dipinto è stato esposto a Milano, a Palazzo Marino, nell'ambito di queste mostre natalizie che ormai da più di 10 anni il Comune di Milano organizza. L'anno scorso, 2020, l'occasione è stata sospesa a causa della pandemia e quest'anno è ripresa anche come segno di ritorno, sia pure molto cauto, sia pure molto lento, verso una nuova normalità. Questo è il cortile di Palazzo Marino e questi sono gli schizzi interessantissimi per l'allestimento, predisposti, preparati dall'architetto Corrado Anselmi, che aveva realizzato all'interno del grande salone d'onore, la sala Alessi di Palazzo Marino, un allestimento molto particolare, una struttura fatta in modo tale che i visitatori vedessero per prima cosa il retro della tavola e poi, percorrendo una sorta di discesa, di pedana, di corridoio, si trovassero di fronte a questo fantastico dipinto. Queste sono le fasi dell'allestimento, io le ricordo con molta passione, con molto affetto, perché sono stato il curatore di questa mostra. Qui vedete in quella scatola, in quello scatolone blu, la tavola ancora dentro nel suo imballaggio e qui le fasi dell'apertura del box per il trasporto dell'opera. Ecco, vedete che poco a poco si rivela questo grande, magnifico quadro, un'opera solenne, sontuosa, un grande dipinto su tavola in perfette condizioni di conservazione e qui il dipinto viene issato, viene collocato all'interno di questa struttura, di questa cornice predisposta da Corrado Anselmi ed eccolo finalmente in situ in questa situazione di illuminazione curata magistralmente da Francesco Murano. È stata un'occasione molto emozionante. In circa un mese di apertura al pubblico, la Pala Gozzi è stata dipinta, è stata visitata da circa 98.000 persone, è stato uno straordinario successo e io mi auguro che questo ricordo sia, tanto è un ricordo caro a me, è stata un'esposizione dedicata veramente a un grande capolavoro di Tiziano all'incirca trentenne e la prendo anche come auspicio, come speranza di poter dare proprio a questa pala una nuova, diversa e più idonea presentazione e naturalmente mi auguro di incontrarvi tutti quanti ad Ancona per festeggiarla e per salutarla. Vi ringrazio e arrivederci a domani con il nostro calendario dell'Avvento.